Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne. Ricordiamo che la nostra emittente trasmette sugli 87,6 MHz ed è sul sito web www.radiosperanzapescara.it, ma anche su Facebook con la pagina Radio Speranza. Oggi, venerdì 13 settembre, la Chiesa celebra la memoria di San Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della Chiesa. Parliamo delle conseguenze del terremoto del 6 aprile 2009 in apertura, perché la Regione Abruzzo ha stanziato 4 milioni e 200 mila euro per la prevenzione del rischio sismico nei comuni di Sulmona e Avezzano. I contributi al metro quadro per i residenti vanno dai 100 euro per il rinforzo, massimo 20.000 euro per la singola richiesta, ai 150, massimo però 30.000 euro per singola richiesta, per il miglioramento, fino ai 200 per la demolizione e la ricostruzione, con un massimo di 40.000 euro per singola richiesta. I criteri di accesso a questi fondi saranno specificati in un apposito bando. La priorità sarà data al grado di danneggiamento, alla vetustà e alla vicinanza rispetto alle vie di fuga indicate nel piano di evacuazione. E l'agricoltura è il comparto più penalizzato nelle aree colpite dai terremoti. 20 milioni di euro i danni determinati dal sisma dell'Aquila, 2,4 quelli legati al terremoto dell'Emilia. Lo dice una ricerca che è stata realizzata dal Censis per la CIA, che è la Confederazione Italiana degli Agricoltori, che appunto parla di 20 milioni di euro di danni per il terremoto dell'Aquila e 2,4 miliardi per quanto riguarda quello emiliano. La ricerca è stata presentata alla Festa Nazionale dell'Agricoltura all'Aquila, dove la ricostruzione, dice la CIA, è avviata, ma il numero di occupati è sceso del 29,4% in tre anni. Molto colpita la zootecnia, 10,7% in meno di imprese. E sarà operativo oggi il decreto legislativo delegato numero 155, quello cioè che ridisegna la geografia giudiziaria cancellando 949 uffici, il 47% di quelli finora esistenti. Questo significa soppressione di 30 tribunali, di 220 sezioni distaccate e 667 uffici del giudice di pace. La scure si abbatte anche sui tribunali abruzzesi di Lanciano, Vasto, Sulmona ed Avezzano, ma questi ultimi hanno un regime di deroga e quindi la loro cancellazione è prevista a settembre 2015, data per la soppressione definitiva. Politica abruzzese, avvocati e sindacati si stanno mobilitando. Per il 14° anno consecutivo torna IoTu Volontari, l'attività ideata e promossa dal Centro Servizi per il Volontariato di Pescara per fare propria esperienza di volontariato da parte degli studenti delle scuole superiori di Pescara, nella certezza che la gratuità è una grande leva educativa. L'attività consiste, come sempre, nell'alternarsi di incontri, di formazione ed esperienze dirette di volontariato che gli studenti possono svolgere nel pomeriggio presso strutture caritative di Pescara e provincia. Per informazioni si può scrivere a iotuvolontari@csvpescara.it oppure si può chiamare il numero 085 2924 249. Quali sono le necessità della tua associazione di volontariato? Quali iniziative reputi interessanti per la tua crescita e quella dei tuoi volontari? Sono queste le domande poste proprio dal CSV di Pescara,
che dice di scaldare i motori in vista del nuovo anno e invita le associazioni di volontariato a comunicare idee e spunti per un programma al servizio di tutti. Per informazioni, i riferimenti sono gli stessi di prima, cioè l'email iotuvolontari@csvpescara.it e il numero 085 29 24 249. Cambiamo argomento. Ci sarà un vertice lunedì prossimo al comune di Pescara per completare il primo lotto della filovia. Obiettivo dell'incontro, cui parteciperà anche il presidente della gestione trasporti metropolitani Michele Russo, sarà fissare il nuovo programma dei lavori e la data di ripresa delle opere. Saranno esaminate le prescrizioni del Comitato per la valutazione di impatto ambientale per velocizzare al massimo l'intervento per la messa in esercizio dell'infrastruttura filovia. Sono 39 i nonni vigilantes che ieri hanno regolarmente preso servizio davanti ad altrettante scuole materne, elementari e medie di Pescara per sorvegliare al meglio la fase di ingresso e di uscita dei ragazzi dagli istituti. Lo ha annunciato l'assessore alla Polizia Municipale del Comune di Pescara, Gianni Santilli. Vivete pienamente gli anni della scuola, approfittate del tempo a vostra disposizione per conoscere i vostri amici, per intrecciare quelle relazioni che durano per tutta la vita e soprattutto diventate cittadini attivi, imparando a partecipare democraticamente al governo di un territorio, dando ciascuno il proprio contributo. Lo ha detto il sindaco di Pescara, Luigi Albone Mascia, che ieri ha accolto all'orario d'ingresso gli studenti della scuola elementare di Via del Concilio e della scuola media Tinozzi. Si svolgerà oggi, a partire dalle ore 16.30, presso la sala consiliare del comune di Pescara, il convegno promosso dal sindaco di Pescara, Luigi Albone Mascia, nell'ambito delle cerimonie di commemorazione per il 70° anniversario dei bombardamenti sulla città. Tema: la città bombardata, la città ricostruita, la città che verrà. E oggi alle 17 presso la sala conferenze della Fondazione Pescara Abruzzo in corso Umberto 83 a Pescara si terrà la presentazione ufficiale dell'antologia dedicata alla sezione detenuti del premio Alda Merini a tutte le donne. Interverranno Nicola Mattoscio, presidente della Fondazione Pescara Abruzzo, Gemma Andreini, presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo, Walter Nanni, presidente della giuria del premio, Giuseppina Ruggero, direttore della Casa Circondariale di Chieti. Turismo culturale, nuovi orizzonti di sviluppo economico e sociale. Questo è il tema della prima conferenza sul territorio organizzata dall'Associazione per la Maiella, comune di Serra Monacesca, e dal Comitato Feste Patronali 2013-2014. L'incontro si terrà presso la sala polivalente del comune di Serra Monacesca a partire dalle ore 16 di domani. Ore 16 appunto ci sarà il saluto delle autorità, poi gli interventi del dottor Andrea Di Meo, vicepresidente del Consiglio Provinciale di Pescara, del dottor Giulio De Collibus, dirigente centrale dell'Archeoclub di Pescara, della dottoressa Valeria D'Andrea, geologo, e della dottoressa Donatella Marinelli, archeologa, con la partecipazione dei consiglieri dell'Archeoclub di Pescara. Sempre domani sarà presente a Pietranico, nell'ambito della celebrazione del quarto centenario dell'apparizione della Madonna della Croce, Sua Eminenza il Cardinale Raymond Leo Burke, presidente del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e Arcivescovo Emerito di St. Louis negli Stati Uniti. Il programma della giornata prevede alle ore 9 la partenza dal paese della processione a piedi per l'oratorio della Madonna della Croce. Alle 11 la celebrazione della Santa Messa all'oratorio con omelia del Cardinale Burke. Alle ore 13.30 il ritorno della processione in paese e alle ore 15 presso la chiesa parrocchiale il Cardinale riceverà e saluterà la cittadinanza, le istituzioni e le associazioni.
E dopo la pausa del periodo estivo riprendono con rinnovato impegno, il nuovo anno pastorale riprende con gli impegni che caratterizzano, scrive l'arcivescovo di Pescara Penne, Monsignor Tommaso Valentinetti, in una lettera ai presbiteri, ai religiosi e ai diaconi dell'arcidiocesi di Pescara Penne, che caratterizzano appunto il nostro ministero e i nostri incontri mensili. Queste le parole dell'arcivescovo. Prossimo appunto martedì 17 settembre alle ore 9:30 presso l'Oasi dello Spirito a Montesilvano. Ci sarà l'iniziale preghiera e la mattinata sarà conclusa dal pranzo. Nell'occasione saranno illustrate linee guida e proposte per il prossimo convegno diocesano che si terrà il 28 e 29 settembre. Domani e dopodomani l'associazione ASPIC Counseling e Cultura inaugurerà il nuovo spazio ASPIC Spazio Più. Si tratta di uno spazio che offrirà corsi, incontri di crescita personale ed eventi culturali. Sarà anche l'occasione di convivialità e divertimento. Appuntamento presso Spazio Più in via del Santuario 156 a Pescara. Per informazioni il numero da chiamare è 320 442 8104. Ripetiamo, 320 442 8104. Oggi la direzione, la redazione, la regia ed i collaboratori tutti di Radio Speranza augurano buon compleanno a Don Bruno Toscan e Don Leo Itobore. Siamo alle previsioni del meteo. Oggi su Pescara e provincia si prevede cielo sereno o poco nuvoloso con temperature da 17 gradi e mezzo a 24 gradi e mezzo e venti moderati. Il mare è previsto poco mosso. Questa era l'ultima notizia per quanto riguarda questa edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natasha in regia e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, che come ricordiamo trasmette sugli 87,6 MHz sul nostro sito web www.radiosperanzapescara.it ed è anche su Facebook con la pagina Radio Speranza. Grazie per averci seguito e a risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.